Ciao a tutti, ciao ragazze. Niente, come siete stati in tanti a chiedermi magari un tutorial o un video di farvi vedere come colorare la porcellana fredda, l'impasto di porcellana fredda? Qua in mano ho della porcellana naturale, senza nessuna base, senza nessun colore. Io vi farò vedere come si fa a colorare, come è semplice colorare l'impasto. La porcellana fredda accetta qualsiasi tipo di colore, sia a base d'olio, a base d'acqua, acrilici, qualsiasi. Visto che sono cake design, lavoro con le torte e ce l'ho una marea di colorante alimentare. Io uso quello anche per la porcellana fredda, perché una volta che mi scade i prodotti non vado a buttarli, visto che ho questa passione, ho questi lavoretti di porcellana fredda, quindi uso questi coloranti che mi scadono per fare questo lavoro qua. Ho fatto l'esperienza, ho fatto i test e va benissimo anche per la porcellana fredda, ok? Quindi ho tutti questi coloranti in gel, deve essere in gel o in pasta. Tutti questi coloranti qua, scaduti, no? Colorante alimentare, ok? Io userò per la porcellana fredda e vi farò vedere come è semplice colorare. Io farò questo qua, questo colore giallo. Vedi che è naturale, non c'è nessuna base, ok? Metto dei goccino piccolo perché poi se voglio un colore più acceso, più forte, io posso mettere di più, però devo iniziare sempre le piccole gocce fino a vedere la tonalità che voglio io, ok? Questo devo fare un giallo pastello, quindi io inizio da poco. Poi un consiglio, la porcellana fredda una volta asciutta tende a essere un po' trasparente anche se colorata. Quindi il consiglio che vi do è di mettere un goccio di colore bianco sull'impasto, ok? Per qualsiasi colore che dovete fare, mettete prima un goccio bianco e colorate, fate in fondo una base bianca e poi mettere il colore sia giallo che sia rosa, ok? Nel mio caso qua io non farò questo perché a me non importa se verrà un po' trasparente quello che devo creare io, non c'è un problema, ok? Quindi vedi che è diventato beige, non è giallo come voglio io, però è semplice così. Il lavoro è questo che dobbiamo fare, metto ancora un po' di giallo e lavoriamo, ok? Molto 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 semplice, ragazzi. Dobbiamo sempre ricordare che una volta asciutto la tonalità sarà un tono più alto di colore. Quindi qua io ho bisogno di un giallo pastello. Io non metterò più coloranti che per me io sono già arrivata nella tonalità che voglio io, ok? Che è questo giallo qua. Ragazzi, questa pasta è così bella che io non ho messo né sulla mano né nessun tipo di crema. E non si appiccica, non si attacca da nessuna parte. Guarda come è bella questa pasta, guarda, è bellissima, liscia, 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 guarda, non forma le crepe, non forma le bolle, niente, bella, 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 perfetta, vedete? E questo è il mio giallo, così adesso metto nel sacchetto e la conservo e farò tutti gli altri colori che ho bisogno. Io vi faccio vedere solo due colori, non vado a colorare tutti i colori che ho bisogno, che devo fare anche grigi, fucsia, e blu. Se noi stiamo qua tutta la giornata su questo video diventerà una cosa troppo lunga. Quindi faccio vedere il giallo e faccio vedere anche il rosa, sempre con il colorante alimentare, ok? Potete usare quelli che avete a casa, sia acrilici sia a base d'olio, come vi ho spiegato prima. Io uso questo perché ce l'ho questo, una valanga scaduti e non li butto, uso per questo, ok? Adesso faccio questo colore rosa. Oh. Vedi che è un colore abbastanza cremoso, non è liquido. Inizio a lavorare. E ogni volta, come vi ho detto nella live, ogni volta che dovete fare un pezzo, modellare qualsiasi cosa, quando prendete il sacchetto, l'impasto, fate questo lavoro qua, scaldate prima l'impasto,
perché tanta gente se lamenta che forma delle crepe, che non viene bella liscia, perché magari la tolgono delle sacchette su là, la modellano senza fare questo lavoro, ok? Una volta che fai questo lavoro qua, viene bella, bella, bella liscia. Qualsiasi tipo di impatto, sia porcellana fredda, sia pasta di zucchero, dobbiamo sempre scaldare con la nostra mano, lavorare bene così, e poi iniziare a modellare quello che vogliamo noi. Ragazzi, io spero che vi piaccia questo piccolo tutorial di come colorare la porcellana fredda. Come ho spiegato anche nella live, con un colore si può fare due, con due si può fare terzo, con terzo si può fare anche quattro, o quinto, o il sesto colore. Basta usare la creatività, la immaginazione. Per esempio, questo giallo è un giallo pastello. Se voglio ancora un giallo più chiaro, separo un pezzettino, metto un po' di quello naturale e faccio ancora un più chiaro. Se voglio ancora un più tenue, più chiaro ancora, la stessa cosa, di quello medio faccio quello più chiaro, la stessa cosa con il rosa. Se voglio il rosa più forte, metto ancora dei coloranti. Se voglio un rosa bebè, un rosa pastello, più chiaro ancora, questo per me è già la tonalità giusta, ok? Se volessi ancora più forte, metterei ancora dei coloranti. Se voglio più chiaro, prendo un pezzetto così, su questo vado ad aggiungere quella naturale, così faccio un più chiaro ancora. Così faccio diverse tonalità con lo stesso colore, ok? E niente, io vi ringrazio, saluto con bacione, andate tutto bene, stiamo tranquilli, stiamo a casa, fino a che c'è questo decreto, dobbiamo dire, fare i bravi e facciamo le nostre cose, no? Le nostre cosine, creiamo le cose belle, poi stiamo su. Un bacione a tutti, vi voglio bene, ciao ciao. E al prossimo video, ragazzi, ciao.